Ciao, sono Stefano Tamagnini, sono in Botswana, passerò in Botswana 32 giorni da solo. 32 giorni andrò nei parchi più belli, andrò nella boscaglia più bella del Botswana, dovrò fare rifornimento, comprare viveri, ma sarà veramente una toccata e fuga. Andrò in questi campi che sono completamente isolati. L'obiettivo è quello di arrivare nei campi e lasciarli esattamente nelle stesse condizioni in cui, senza assolutamente lasciare traccia umana. Questo è l'obiettivo mio. Purtroppo ultimamente vedo che questa non è una prassi comune, c'è moltissima gente maleducata. Non ho un camera crew, non ho un autista, mi monterò la tenda da solo. Da divertirmi nella sabbia, sabbioni, attraverso la lenta di fiumi. Farò un giro quasi completo del Botswana, partendo da Kalahati Trans Frontier, KTP, andrò su verso da est e comincerò ad andare su fino alla punta nord del Botswana, Kasane, e poi comincerò a scendere a ovest. 32 giorni, questo è l'obiettivo. Spero di vedere animali, spero di vedere meno gente possibile, ma più animali. Ma l'obiettivo è fare campeggio nei posti più belli del Botswana. Questo è l'obiettivo. Cominciamo l'avventura. Prima tappa, Kalahati Trans Frontier Park. Dalla capitale Gaborone sono circa 8 ore di macchina. Sono 3 ore di asfalto e poi sono 5 ore di sterrato. Si fa rifornimento prima di entrare sullo sterrato. Sterrato impegnativo. L'attrazione di questo parco sono sicuramente i leoni. Sono antilopi, ci sono gazzelle, il paesaggio è bellissimo, è un deserto. Ma l'attrazione sono i leoni e il fatto che è completamente isolato. Qui non c'è un lodge, non c'è un supermercato, non c'è una stazione di servizio, non c'è assolutamente niente, bisogna essere completamente autosufficienti, anche perché la città più vicina sono circa 5 ore di sterrato pesante. Ecco, arrivo al mio campo dove passerò esattamente 4 giorni, 4 notti. Molto bello, isolato, bellissimo. Ogni volta che sono venuto in questo campo ho sentito e ho visto i leoni. Tra tanti campi ho scelto proprio questo esattamente per questo motivo, per i leoni. Vi presento la macchina, è un Toyota 79 completamente equipaggiato con la tenda sul tetto, tutta l'attrezzatura possibile per il campeggio, ma la scelta è stata soprattutto perché in tempi rapidissimi, meno di 5 minuti, posso aprire e chiudere la macchina. Essendo poi completamente da solo, ovviamente dovevo scegliere una macchina che fosse anche facile nella gestione. Questa è veramente un'alba pazzesca. Ho sentito i leoni circa un'oretta fa, probabilmente stavano cacciando. Non dovrebbero essere lontani. Bevo questo caffè e mi metto in macchina. Chiudo la macchina e li vado a cercare. Eccolo, questo è esattamente a 5 minuti dal mio campo. Praticamente, probabilmente col binocolo dal mio campo l'avrei potuto addirittura vedere. Bellissimo, ma non sono sicuro che non è da solo. Anche perché io ne ho sentito più di uno, quindi lo seguo e vediamo se mi porta al branco. E infatti avevo perfettamente ragione, sono 3 bei maschi, non tardi per loro andare a caccia, non è il momento migliore, probabilmente si stanno spostando, forse sono alla ricerca di acqua. Partenza da Kalahati Trans Frontier, tanti leoni, bellissimi, sentiti, fotografati, bello, sempre un parco, uno dei miei favoriti, devo dire. L'avventura continua, questa notte sarò a Kama Rhino Sanctuary, riserva nata per ripopolare i rinoceronti. Transiterò velocemente da Gaborone, dove farò rifornimento, carburante, viveri, acqua e poi via. Diciamo dal parco sono circa 12 ore, una bella galoppata, però questa sera sarò in un altro dei parchi più belli del Botswana. Campo numero 11, il migliore.
Buongiorno, sono le 6:30, caffè, molto freddo, oggi fa freddo, ho le mani ghiacciate. Comunque, mettiamo sul caffè così ci scaldiamo un attimo. Bella giornata, bei colori, partenza dal campo, direzione le piane, ci sono diverse piane qua in zona, molto belle, e andiamo a vedere gli animali. Spero di vedere il rinoceronte. Il rinoceronte è un animale abbastanza schivo, o sta nella boscaglia fitta e quindi è difficile vederlo, altrimenti sta lontano dalle piste, dalle strade, generalmente sono a distanza, quindi bisogna avere un bel teleobiettivo per poterli filmare. Ragazzi, partenza da Camaraino, arrivo previsto a Selbe Camp alle 15:13, sono le 10:10, 10:07. Bye bye Cama. Sono in centro del Botswana, in questo momento è una zona nata. Ho percorso 2600 km fino adesso, due terzi sicuramente di sterrato. Da questo momento in poi comincerò a inoltrarmi nella zona forse più interessante, in un certo senso, la zona più a nord, dove è pieno di elefanti. Non solo elefanti, ma sicuramente l'animale predominante in quella zona. Sono su esattamente in un campeggio sul Nata River, molto bello, è Selbe Camp si chiama. Allora, programma di oggi, c'ho il Bird Sanctuary di Nata, posto molto bello, è una riserva che nasce nel 1992, è praticamente l'unica riserva di uccelli che c'è in Botswana. Ci sono delle organizzazioni non governative che la mantengono, fanno degli studi. Mi hanno appena detto che non ci sono fenicotteri. Normalmente questo lago salato, questa piana che poi si allaga durante il periodo delle piogge, praticamente è coperta da fenicotteri bellissimi. Però mi hanno dato la brutta notizia che probabilmente non ce ne sono. C'è stata molta acqua quest'anno, ha piovuto parecchio, quindi secondo me il motivo è soprattutto il fatto che questa piana coperta di acqua e l'acqua è abbastanza profonda, quindi forse questo è il motivo. Comunque vale la pena fare un salto, vedere un attimo, e sarà comunque una bella giornata in un bel parco. Tappa successiva, ancora avventura, non lontano da dove stavo prima, è Selbe Camp, Elephant Sand. Da qui cominciano gli elefanti, tanti, tanti elefanti. Guardate che succede. Thank you.
Safari Lodge, questa è la mia prossima destinazione, 236 km. Sono sulla strada per il Chobe Safari Lodge, dove pernotterò stanotte e domani notte. Ed eccoci al Chobe Safari Lodge. Forse sono entrato dalla parte sbagliata. Allora, Chobe Safari Lodge, i campi sono una porcheria, quindi sto cercando di vedere se c'è posto per il campo Segnati Safari Lodge, il bellissimo Segnati Camp, posto magico. Questa è la vista che ho dal mio campo. Cercatemi su YouTube sotto Africa Adventure, una parola, Stefano Tamagnini. Se vi è piaciuto questo video, cliccate like e subscribe. Grazie ragazzi.